complessità, per esempio, di un altro settore, che è quello delle gare sulla liberalizzazione della distribuzione del gas. Noi siamo alla vigilia di un sistema che è nato nel 2000 e che è un tipico esempio di lentezza del nostro Paese, quando abbiamo stabilito nel 2000 di liberalizzare la distribuzione e ancora oggi, a 15 anni di distanza, non vi è stata alcuna gara per ambiti omogenei, come era previsto dal cosiddetto decreto Letta. Quindi ne abbiamo da fare di strada. Ma io sono convinto che se l'ispirazione è quella che ha guidato il lavoro delle commissioni in questi ultimi tempi, riusciremo a colmare anche questi limiti e sarà questo un gran bene per il nostro Paese. La ringrazio. Ha chiesto intervenire l'onorevole Katia Polidori. Ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, oggi si apre la discussione su un provvedimento a favore del mercato, a favore della concorrenza, una norma quindi fondamentale, almeno nelle intenzioni, per conferire, se non slancio, perlomeno una boccata di ossigeno alla nostra economia, la cui ripresa è purtroppo ancora lungi dal venire. E con ciò credo di essermi appena guadagnato un posto nella lunga classifica dei gufi. Io non mi ci sento perché prima di tutto sono una cittadina, sono un'imprenditrice e come tale avrei solo che da rallegrarmi se fossero tutte rose e fiori. E che da economista non posso considerare ripartenza quelli che invece sono dei timidi segnali, per quanto delle volte abilmente infiocchettati e spacciati come preludio di un boom economico alle porte. Magari fosse così, da detta lavori sono tenuto a parlare di ripresa solo in presenza di un assetto macroeconomico stabile e duraturo, rilevata da tutta una serie di indicatori, da quali la tanto attesa ripresa non può in alcun modo prescindere, anche perché è matematica, quindi non ci sono né gufi né sognatori che tendono. Ma entriamo nel merito del provvedimento in esame, che oltre a rispondere ad un atto dovuto è anche richiesto al nostro ordinamento e insieme sia dall'Europa che dall'OCSE. Si prefigge negli obiettivi senza dubbio condivisi da chi come noi ha un DNA liberista che fa dello sviluppo della nostra economia una bandiera, che dir si voglia il liberismo economico si basa proprio sulla libera concorrenza. Uno sviluppo che vada a braccetto però con la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. È fondamentale, direi, un principio irrinunciabile per chi fa politica. Per questa ragione ci siamo battuti in commissione senza risparmiarci per emendare e migliorare il testo originario. Da subito apparso critico, non voglio dire in moltissimi punti, in molti. Noi abbiamo seguito il complesso articolato iter, dato voce e recepito il più possibile desiderata delle singole categorie audite, nella consapevolezza che andando a modificare l'ormai consolidato sistema concorrenziale avremmo contribuito a rivoluzionare dei settori importanti del sistema produttivo italiano. Questa perlomeno era l'intenzione. Dunque, era importante agire, farlo al meglio, cercando di trovare la non sempre facile quadra. Ne siamo coscienti, siamo stati al governo e sappiamo quanto sia difficile poter accontentare tutti, dove per accontentare non parlo ovviamente di esaudire prese di posizione di parte, ma di essere più giusti, il più giusto possibile. Io ritengo preciso dovere di un parlamentare quello di spendersi e, se possibile, riuscire nella difficile opera di mediazione tra gli interessi degli utenti consumatori e quelli operativi delle imprese e, in genere, comunque, dei lavoratori autonomi. Ed è questo che abbiamo tentato di fare in Commissione. Devo dire che in qualche occasione, ringraziando i due relatori, ringraziando il Presidente della Commissione, ringraziando il Governo, la mediazione di Forza Italia si è rivelata dirimente. In altri casi, purtroppo, non ci è stato concesso margine d'azione. Ma la cosa che veramente ci ha reso difficile il lavoro è che da subito questo testo ci è parso tendente a mettere l'una contro l'altra le categorie. Sembrava impossibile poter accontentare tutti e fare uno sgarbo inevitabile a qualcuno, però a tutto svantaggio poi del cittadino utente. Nel complesso mi sento di dire che da parte nostra c'è stata massima collaborazione e condivisione delle finalità della legge, ma ci resta la netta contrarietà in alcuni ambiti di singoli capi. Abbiamo votato convintamente molti emendamenti con la maggioranza, dando seguito a quella nota collaborazione non ideologica che contraddistingue la Commissione Attività Produttive da sempre.
Conveniamo tutti sul fatto che le attività economiche del nostro Paese sono gravate da un eccesso di regolazione. I famosi lacci e lacciuoli, denunciati tanti anni fa da Guido Carli e che, se possibile, da allora sono addirittura aumentati, in quanto le imprese sono gravate da tre livelli sovrapposti di regole, molto spesso incoerenti tra loro, regole dell'Unione Europea, del Parlamento nazionale e delle regioni. Quindi già da qui sappiamo quale di certo sia stato lo sforzo di questo provvedimento per come dire, poter navigare un po' al buio attraverso queste regole. È già un miracolo se le attività economiche riescono a sopravvivere, figuriamoci a crescere, a prosperare in un ambiente che è oggettivamente difficile, in alcuni casi è ostile. Non a caso l'Unione Europea ha individuato tra le cause della difficoltà in cui versa la nostra economia proprio l'eccesso e la complessità delle regole sia legislative che amministrative. Ora, con il disegno di legge al nostro esame si perde un'occasione, secondo noi, per correggere tale stato di fatto, per uscire dalla palude, tanto per usare un'espressione molto cara al nostro Presidente del Consiglio. Siamo tutti d'accordo sul fatto che il mercato deve essere reso il più possibile libero e sull'esigenza prioritaria di tutelare i consumatori, ma questo obiettivo non può essere perseguito con norme sostanzialmente dirigistiche e punitive per il mondo dell'impresa, perché l'impresa significa lavoro e quindi benessere per tutti. Già il testo iniziale del disegno di legge non era pienamente soddisfacente, in quanto risentiva di questa impostazione, secondo noi, distorta. Ma ora, uscito fortemente emendato, risulta in certi versi ancor peggiore, soprattutto per ciò che manca, cioè nelle fasi soppressive. E qui sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto che si può sempre far di più, si può sempre far meglio e avremo occasione, spero, sia in quest'Aula sia alla Camera del Senato di poterci lavorare. Per chi fa politica, questo ce ne rendiamo conto tutti, è difficile scegliere tra i grandi numeri che sono portatori di voti e i piccoli numeri dati da grandi sistemi o dall'impresa. Ma è qui che si vede la buona politica. Il legislatore, soprattutto se rappresentato da parlamentari eletti dal popolo, deve tutelare gli interessi del singolo, ma utilizzando la visione politica che si suppone che gli abbia. La politica deve saper anticipare i bisogni della gente, spingere il popolo verso la scelta giusta e non farci trascinare da sentimenti di pancia, spesso dettati dalla paura del nuovo e della non conoscenza. E questo è il caso, ad esempio, quindi entro un attimo nell'analisi di tutto ciò che abbiamo affrontato, del corposo capo 2 riguardante le assicurazioni e in particolare le assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile auto. Si tratta, come sappiamo, di un ambito molto complesso, controverso e caratterizzato da un livello di premi molto elevato e superiore di oltre il 30% della media europea. Tutto questo per molteplici ragioni, tra le quali la grande diffusione delle frodi non adeguatamente contrastate da tutti noi, possiamo dire da tutti noi, in quanto evidentemente ritenute reati di lieve entità e di scarso allarme sociale, mentre sono molto dannose, rappresentano un'ora e niente affatto irrilevante per l'economia tutta e per i cittadini onesti, chiamati a pagare premi molto onerosi, specie, non lo diciamo noi, ma lo dicono i dati, in alcune zone d'Italia. Altra causa di crescita eccessiva dei premi è l'insufficiente e difforme, questo in tutto il territorio nazionale, definizione del danno biologico, che rappresenta la voce più rilevante degli indennizzi anche nell'ambito in cui sono più diffuse le frodi. Il testo iniziale del provvedimento affrontava in modo sostanzialmente sufficiente i problemi del settore, disciplinandolo tra l'altro e disciplinando gli sconti sulle polizze in base a specifiche condizioni, quali l'installazione di scatole nere, la preventiva ispezione del veicolo, l'installazione di dispositivi che impediscono l'avvio del veicolo in presenza di un elevato tasso alcolemico del guidatore e tanto altro. Questa normativa inizialmente positiva è stata poi trasformata in commissione in una norma peggiorativa in quanto dirigistica. Infatti, emendamenti all'articolo 3 hanno stabilito che lo sconto minimo sarà stabilito dall'IVAS, cioè imposto dall'alto, sarà maggiore nelle regioni a maggior tasso di sinistrosità. Si tratta di una modifica che si caratterizza come anticoncorrenziale proprio perché impone un comportamento uniforme a tutte le compagnie assicurative. Un'altra modifica, sempre all'articolo 3, sembrerebbe imporre a tutte le compagnie di assicurazioni che operano in Italia di vendere polizze online. Questa imposizione ha un carattere inutilmente dirigistico nei confronti delle compagnie che operano limitatamente o che non operano affatto vendite di polizze
in internet e non avvantaggiano i consumatori che già oggi hanno ampia possibilità di acquistare direttamente le polizze in rete. Anche una modifica apportata con l'introduzione dell'articolo 6 bis ha una caratteristica dirigistica e in evidente contraddizione con il titolo stesso del disegno di legge in esame, in quanto contraria alle logiche del libero mercato e della concorrenza. Infatti, l'articolo 6 bis impone uno sconto minimo su premi assicurativi per l'RC auto, determinato dall'IVAS in favore degli assicurati che risiedono in regioni con costo medio dei premi superiore alla media nazionale che non abbiano causato sinistri con loro colpa esclusiva o concorrente negli ultimi 5 anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista una sanzione amministrativa irrogata dall'IVAS da 5.000 a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio assicurativo relativo al contratto oggetto della violazione. Questa è una norma che, per chi non è all'interno del settore, apparentemente una norma giusta, in quanto voglio dire, sembra ridare giustizia a tutti coloro che non riescono, abitando in aree evidentemente e ormai notoriamente disagiate dal punto di vista delle frodi, non danno loro la possibilità di avere un costo accessibile all'assicurazione. Ma poi, pensandoci e ragionandoci, in quanto questi minori incassi poi delle compagnie verrebbero inevitabilmente, dato che c'è questa possibilità, ecco perché delle volte prima di introdurre un qualcosa dovremmo andare a cambiare completamente l'impianto generale, verrebbero caricati sui cittadini delle zone più virtuosi, ma anche sui cittadini virtuosi di quelle zone disagiate. Quindi i cittadini virtuosi sono sia al nord, al centro che al sud. Oltre ad essere profondamente ingiusta, è figlia anche di una mentalità, dal mio punto di vista, distorta, di errato principio assistenzialista che negli anni, credendo di far bene, ha finito per alimentare le divisioni tra aree d'Italia. Noi saremo per non riproporre vecchie ricette che peraltro non hanno mai portato l'auspicata prosperità al Sud, al quale per progredire servirebbe appunto la libertà economica, la garanzia di una giustizia presente e di certo non alimentare la cultura della dipendenza dagli aiuti che inevitabilmente gravano poi su tutto il resto dei cittadini. Altra modifica negativa è quella portata all'articolo 7, che riguarda il danno biologico. Anche in questo caso il testo iniziale era buono, in quanto poneva termine ad una giungla giurisprudenziale in base alla quale tale tipo di danno, molto importante sotto il profilo finanziario, veniva quantificato in modo difforme da ciascun tribunale. Il testo originario faceva opportunamente riferimento ad una tabella unica a livello nazionale che avrebbe dovuto predisporre di concerto i ministri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e politiche sociali e della giustizia. Il testo poi uscito dalla Commissione prevede invece il riferimento all'onerosa tabella utilizzata dal Tribunale di Milano, i cui importi possono essere incrementati dal giudice fino al 30%. Dato che gli indennizi relativi al danno biologico rappresentano un'importante componente dei risarcimenti a carico delle compagnie, il metodo di quantificazione influisce poi sul livello dei premi che il legislatore afferma invece di voler contenere. Va inoltre ricordato che molte delle frodi riguardano proprio il danno biologico, per cui si pone il problema di un accertamento molto rigoroso dello stesso. Certamente le compagnie assicurative non sono esenti da colpe circa l'esosità dei premi dell'assicurazione RC Auto, in quanto potendo agevolmente scaricare quello che dicevo prima sugli utenti sovraccosti dovuti ad inefficienze di sistema, omettono alcune volte per pigrizia, amore del quieto vivere, di agire per rimuovere. Le compagnie non operano con sufficiente determinazione per contrastare le frodi e non responsabilizzano adeguatamente a tal fine i periti. Per fortuna la diffusione delle possibilità di stipulare polizze online sta accentuando la concorrenza. Ma ora disposizioni come quelle appena descritte non favoriscono certamente la diminuzione del livello oggi eccessivo dei premi assicurativi. Un'altra modifica pesantemente negativa del testo iniziale,
come avrete capito, a noi quel testo piaceva molto di più, è quella relativa all'articolo 15 sulla portabilità dei fondi pensione complementari. Infatti il testo iniziale stabiliva la piena portabilità del TFR e dell'eventuale contributo del datore di lavoro al fondo pensione prescelto dal lavoratore. Tale disposizione era una chiara liberalizzazione e favoriva la concorrenza e la libertà di scelta. La sua cancellazione da parte della Commissione rappresenta una forte trasgressione e favorisce gli interessi politici e finanziari dei sindacati, cui interessa molto continuare a gestire quasi in esclusiva i fondi pensione dei lavoratori. Il capo terzo riguardante le comunicazioni ci soddisfa. A nostro avviso è utile in quanto rimuove i residui vincoli, in particolare per quanto riguarda i servizi di telefonia per il cambio di fornitore. Ci soddisfa e lo riteniamo utile anche il capo sesto, che dispone la liberalizzazione dei servizi postali. Sul capo quinto, concernente l'energia, c'è da osservare che il superamento, a partire dal 1 gennaio 2018, delle tariffe per il gas e l'elettricità, denominate massima tutela, ovviamente del consumatore, è teoricamente positivo sotto il profilo delle logiche di mercato, ma al riguardo c'è da porre in evidenza, spero che riusciremo magari anche in un altro provvedimento a tenerne conto, che i cittadini che sulla base di una propaganda martellante da parte delle aziende fornitrici si sono fatti convincere a stipulare contratti di libero mercato, si sono trovati di fronte alcune volte ad amare sorprese. Le bollette sono aumentate in misura notevole anche in presenza di un calo evidente dei costi energetici su scala mondiale. I prezzi del petrolio e di conseguenza del gas naturale sono letteralmente crollati e, dato che l'Italia produce energia elettrica prevalentemente bruciando petrolio e gas, non si vede come si giustifichino nel mercato libero l'aumento delle tariffe. È quindi assolutamente necessario garantire una piena trasparenza e confrontabilità delle tariffe elettriche e del gas per evitare che la liberalizzazione si trasformi in un far west a danno dei consumatori, come alcuni anni fa è successo peraltro con la liberalizzazione delle tariffe dell'assicurazione RC Auto. Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta una serie ampia e complessa di normative sugli impianti di distribuzione dei carburanti, che però non affrontano il problema di fondo della razionalizzazione della rete in ordine delle mutate caratteristiche qualitative e quantitative da parte degli utenti. Allora, il capo sesto. Qui c'è una questione. A noi c'è stato soppresso questo emendamento, vorremmo porlo quantomeno in attenzione e poter aprire una discussione. Questo riguarda le piccole e medie imprese, tantissime piccole e medie imprese, quelle degli agenti immobiliari, le agenzie. Tra le nostre battaglie, appunto, quella più no, non importante, ma insomma comunque decisa, è stata quella affinché alle banche fosse limitata la partecipazione nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare, nella convinzione di garantire in questo caso la tutela del consumatore, il quale diversamente potrebbe subire un condizionamento nelle proprie scelte di carattere patrimoniale. Dunque, le informazioni di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria di cui dispone una banca potrebbero infatti comportare l'influenza sul proprio correntista, tale da rappresentare una grave ingerenza sulle scelte di carattere patrimoniale che egli si trova ad effettuare ed un indebito condizionamento secondo la definizione riportata dal Codice del Consumo. Il prevedibile scambio incrociato di informazioni e dati riservati, ma all'interno della banca, relativi alla posizione finanziaria e all'eventuale esposizione debitoria del cliente nei confronti della banca che inevitabilmente intercorre tra le due imprese, l'istituto bancario e l'agenzia immobiliare di proprietà dello stesso istituto, si tradurrebbe quindi in un'azione concordata e diretta a condizionare le scelte dei propri clienti a proprio esclusivo vantaggio. D'altronde si tratta di profitto aziendale. Dunque, peraltro c'è una questione particolare. Se con un decreto legislativo, il numero 141 del 2010, è stato introdotto il limite per le banche di possedere non più del 10% del capitale nelle società di mediazione creditizia, questo è l'articolo 17,4, proprio per salvaguardare la terzietà e l'indipendenza della società partecipata, non si comprende come alle banche, diversamente, potrebbe essere invece consentito di detenerne il 100%, di detenere il 100% nelle imprese nelle quali devono essere altrettanto garantiti i medesimi principi di indipendenza, terzietà ed imparzialità. Ma c'è un'altra cosa da sottolineare. Il legislatore a suo tempo ha voluto, con l'approvazione sempre del decreto legge numero 141/2010, annullare l'interdipendenza tra il settore del credito e il settore dell'intermediazione immobiliare, introducendo il divieto
in capo questa volta agli agenti immobiliari, di segnalare mutui strumentalmente alla propria attività, mantenendo contestualmente il divieto per gli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività imprenditoriale e professionale diversa da quella della mediazione. Non si comprende quindi come tali principi di rigida e netta separazione tra due settori, nonché di terzietà e di imparzialità del mediatore, possono essere rispettati nel momento in cui non solo le banche possono essere proprietarie, possono controllare il 100% delle proprie agenzie immobiliari, ma addirittura aprono agenzie immobiliari all'interno delle proprie filiali bancarie, come già stato constatato. In altri termini, il cliente difficilmente potrà sentirsi realmente libero di scegliere casa e mutuo in modo autonomo ed incondizionato, anche a fronte di una asserita correttezza di comportamento da parte della banca, poiché quello stesso cliente è consapevole della propria debolezza rispetto ad essa e delle informazioni in cui essa dispone. Quanto più rilevante può essere l'esposizione debitoria del cliente correntista nei confronti della banca, tanto maggiore è la possibilità che il cliente si orienti verso scelte di utilizzo del proprio patrimonio immobiliare in funzione non di una scelta libera e concorrenziale, bensì di una funzione dell'immediata compensazione del proprio debito con la banca. Poi ci possono essere anche rischi di risvolta ancora più preoccupanti, perché qui entriamo in un ambito tecnicamente ed economicamente importante, che è quello in cui il sistema banca potrebbe assumere sull'andamento dei prezzi. Il capo 7 riguarda i servizi professionali. E al di là delle buone intenzioni di semplificare e liberalizzare il settore, appare confuso e contraddittorio. Infatti non viene chiarita a fondo la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, che appare pericolosa in quanto potrebbe comportare il pericolo di conflitti di interesse ed un'insufficiente tutela del cliente. Abbiamo collaborato e appare molto ragionevole, quindi ci complimentiamo ancora con il relatore e con il governo, la soppressione dell'articolo 28 che, come dire, non garantiva una vera e propria libera concorrenza. Secondo noi ci sarebbe stato poi la necessità di intervenire su un problema riguardante, in questo caso, gli affitti privati di immobili non abitati, regolati da una normativa rigida e datata e in quanto tale limitatrice dell'attività economica. La verità è che il numero dei negozi, specialmente quelli gestiti da piccoli commercianti artigiani e dei capannoni sfitti, aumenta drasticamente invece di diminuire. Bisognava pertanto intervenire, questa poteva essere l'occasione. Il problema principale consiste nell'obbligo di stipulare contratti di lunga durata, 12 anni o addirittura 18, a seconda del tipo di attività, nel corso dei quali il canone di locazione deve restare immutato, salvo naturalmente l'aggiornamento Istat. Ora, pur dovendo tutelare, ed è comprensibile, coloro che modificano sensibilmente, pertanto non potendolo detrarre, questa però è una parentesi, una cosa che dovremmo affrontare in un altro momento, diciamo che di certo, pur dovendo tutelare coloro che poi apportano modifiche a, non so, a locali adibiti a trattoria ad esempio, oppure che hanno bisogno di strutture particolari, dovremmo fare in modo di far loro concordare canoni ridotti in un momento di piena crisi rispetto a quelli di mercato, cosa che invece sarebbe possibile se si potessero stipulare contratti più brevi o comunque stabilire la differenziazione, perché noi dobbiamo comunque tutelare sia locatari che affittuari. In definitiva, non siamo riusciti a convincere i colleghi su tante cose. Abbiamo parlato anche dei servizi sanitari, delle farmacie, abbiamo avuto anche noi paura che si accentuasse troppo il carattere commerciale di alcune farmacie a scapito della tutela della salute dei cittadini, non ci vorremmo trovare in farmacie come bazar. Però ci duole constatare che se da una parte tutti ci siamo trovati d'accordo per favorire la concorrenza attraverso valide politiche di liberalizzazione in grado di aumentare comunque la competitività del sistema, dall'altro non possiamo fare a meno di rilevare che queste misure appaiono assai limitate dall'impatto debole. Serviva una rivoluzione, o meglio serve una rivoluzione, abbiamo fatto dei modesti cambiamenti, è mancata di certo una spinta ambiziosa ed un approccio integrato, ma siamo convinti che lavorandoci, tentando di evitare l'ostilità di fondo verso
la proprietà privata, potremmo riuscire ancora in questa occasione, cioè quella che avremo credo la prossima settimana in quest'Aula, anche a interrompere come dire, questa battaglia che c'è di una categoria contro l'altra, addirittura di parlamentari del Nord contro quelli del Sud, indipendentemente dallo schieramento politico. Sono certa che non solo in questa commissione, in quest'Aula, ma anche in quella del Senato ci sarà modo, avremo tempo di poterne riparlare e di poter dare una mano in modo che come dire, esca un decreto, dato che si tratta veramente della vita economica dell'Italia, il più condiviso possibile. Grazie. A questo punto avrebbero facoltà di replicare la relatrice per la Commissione Finanze e il relatore della Commissione Attività Produttive. Mi pare di capire che non vi è intenzione di replicare, neanche il rappresentante del Governo ha intenzione di replicare, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Approfitto per salutare il terzo circolo Roncalli di Altamura, in provincia di Bari, bambini e insegnanti che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Sospendiamo adesso la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.